130 kg fuori dalla regina. Buongiorno. Allora, io mi peso, ma ho un po' paura perché l'ultima volta che mi sono pesata è stato in settimana e avevo fatto una stories perché ero arrivata a pesare 119,1. Ma adesso c'ho già paura. No, 122. 130 kg, splendida regina. Buonasera, anzi, buonanotte, oppure quasi buongiorno. Sono le 4 e un quarto. È già martedì, però il video della bilancia l'ho girato ieri che era lunedì, per cui è corretto. Ho perso 500 grammi, o forse meglio dire mezzo chilo. Suona meglio. È come vedere il bicchiere mezzo pieno. Consoliamoci in qualche maniera. Allora, ho perso 500 grammi, ma per chi mi ha seguito tutta la settimana, sicuramente ha notato una storia dove ero particolarmente felice perché avevo raggiunto un peso al di sotto di 120 kg. Pesavo infatti 119 kg e 100. Poi, purtroppo, sono partita per il weekend. Purtroppo no, perché mi sono divertita, ho ritrovato un po' d'allegria, spensieratezza, ho liberato la mente, ho staccato la spina, insomma mi ha fatto molto bene questo weekend. Ho rivisto la neve e quindi assolutamente sono tornata bambina. E, però questo weekend chiaramente l'ho passato in Trentino Alto Adige e che fai? Vai in Trentino Alto Adige e ti sottrai alle prelibatezze culinarie della regione? Assolutamente no, e io assolutamente non l'ho fatto. Anzi, non mi sono proprio risparmiata. Ho mangiato tutti i belli piatti formaggiosi, quei piatti d'alta montagna, belli carichi, insomma. Mi sono concessa uno strudel di mele, ammazzacaffè, limoncino, insomma. Non mi sono risparmiata. Ma comunque, nonostante questi miei sgarri, sono vittoriosa, la mia settimana di dieta ha portato i suoi frutti, meno mezzo chilo, per cui vanto comunque una perdita. Ora, scherzo e rido chiaramente, ma devo cercare di impegnarmi e devo abbandonare questa mia filosofia di fare la dieta tra uno sgarro e l'altro perché sto rimanendo sempre lì e non va mica bene. Finché si trattava delle vacanze natalizie, per tamponare un pochino va benissimo, però mi devo impegnare, devo cercare di trovare quella serenità giusta per affrontare la dieta, perché anche la psicologia conta per seguire una dieta. E io chiaramente, come vedete da questi segni che ho in faccia, il mio famoso herpes, anziché migliorare, come vedete, peggiorato, è diventato tutta crosta qui mezzo labbro, che adesso si è staccata questa sera, ma ho il labbro bello gonfio. E inoltre è passato anche al labbro superiore. Quindi questo è tutto stress. Per cui quando si è in queste condizioni di stress, insomma, si è un po' instabili psicologicamente, non è nemmeno semplice seguire una dieta. Io ci sto provando, infatti anche questo weekend è servito un po' a liberarmi la mente, a svagarmi e non pensare a niente. E quindi si spera che mi abbia dato la forza per una maggiore concentrazione anche per seguire la dieta. E ci proveremo, anche perché settimana prossima io voglio postare un video e ci devo riuscire, dove il mio peso sarà di 119, punto di domanda. Lo vedremo settimana prossima, però spero di riuscirci. Allora, è un po' che non lo dico, per cui ve lo ricordo per chi si trovasse nella mia stessa situazione, in una condizione di sovrappeso, chili di troppo, obesità, eccetera, eccetera, può sempre entrare nel nostro club e entrare a far parte del gruppo Facebook Noi Siamo a Dieta, dove cerchiamo di condividere le nostre esperienze, i nostri percorsi, le difficoltà, successi, insuccessi, insomma. Quello che ci pare sempre legato ad un percorso dietetico e a questa storia infinita dei chili di troppo. Per cui continuate a seguirmi, spronatemi a spronarvi e a lunedì prossimo.